Ciao a tutti, ciao amici, benvenuti a questa nuova live. Allora, vediamo un po' chi si è già collegato oggi. Aspettate che apro la chat, perché ultimamente appunto non si vede. Ciao Nicolò, ciao Francesco e ciao Sean. Wow, puntualissimi oggi. Eravate proprio lì in attesa che partisse la live. Bene, allora un bacione a Nicolò, un bacione a Francesco e un bacione a Sean. Un bacione a tutti voi. Vi mando un cuore grande. E, allora, mi raccomando, fate i bravi, non stuzzicatevi durante la live. Manteniamo un clima pacifico, ok? Che è la cosa più importante. Allora, bene. Intanto sono contenta appunto di vedere che qualcuno è già collegato. Adesso aspettiamo un po' che arrivino anche altri amici a collegarsi con noi, vediamo se anche oggi ci saranno dei nomi nuovi come la volta scorsa, che c'erano diversi nomi insomma che erano collegati per la prima volta. Raccontatemi qualcosa, siamo ormai alla fine della scuola, vero? Ciao Nicolò, ciao, un bacione grande. Siamo ormai alla fine della scuola, mancano poche settimane, vero? Quindi immagino sarete super contenti. Quanto manca? 2 settimane. Da noi finiamo il 4 di venerdì 4 giugno, da noi finiscono le scuole quest'anno, le scuole elementari. E da voi quando finiscono, Nicolò, Francesco, Sean, da voi quando finiscono le scuole? Agata, chissà se è già collegata anche Agata, vedo che è arrivato qualcun altro. Noi finiamo. Francesco, certo, ti ho salutato, sei stato il secondo che ho salutato subito dopo Nicolò. Ciao Francesco, un bacione grande. Allora, dicevo, stanno ormai finendo le scuole, quindi immagino sarete super contenti, no? Di arrivare alla fine dell'anno. Sai che io per il mio compleanno ricevo Alexa e l'orologio subacqueo. Wow, Nicolò, ma che bei regali! Super tecnologici. Ecco, anche Sean finisce il 5 giugno. Perfetto. Sì, infatti, più o meno la data di fine è il 5. Nicolò dice l'8 giugno. Ah, ok. Voi andate ancora un po' più avanti con la fine della scuola. Qualcuno addirittura l'11. Francesco, l'11 giugno, davvero? Ah, però. Va bene, dai, allora ci sta. Giulia, ciao, ciao Giulia, devi essere nuova, giusto? Perché non mi ricordo di te. Ciao Giulia, un bacione grande, certo che ti saluto, ben arrivata e ben collegata qui con noi. Allora, intanto, per chi è collegato con noi, Nicolò, certo che ti faccio gli auguri, ma quando è il tuo compleanno? È già stato? C'è già stato il tuo compleanno, ci sarà tra pochi giorni. Quindi comunque tanti auguri a Nicolò. Poi aspettate che ho perso un po' di nomi. Allora, Francesco Ross, ciao, ben arrivato. Adesso vi spiego esattamente che cosa facciamo oggi. Poi saluto Emanuele, ciao Emanuele, ben arrivato anche a te. Anche tu mi sembri nuovo, quindi un bacione grande, ben arrivato qui sul canale Urra TV. Domani, scusami Nicolò, domani è il tuo compleanno, allora non si fanno prima gli auguri perché si dice che portano sfortuna. Domani ti mando un messaggio sul mio canale e ti faccio gli auguri, va bene? Un bacione intanto in anticipo per domani. Allora, poi Hassan, ciao, ti chiami Sara, ciao Sara, anche tu devi essere nuova, un bacione grande, puoi salutare la mia amica Emanuela, che si chiama quasi come me, allora un saluto all'amica Emanuela di Francesco Ross. Bene, 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 allora, adesso che siamo, Giulia dice io finisco il 9 giugno, ok, dai, più o meno siamo tutti lì, dal 5 all'11 giugno. È vero Sean, tu hai compiuto gli anni venerdì scorso, quindi auguri per lo scorso venerdì, tanti auguri Sean, buon compleanno anche a te. Allora, cosa facciamo oggi, visto che qualcuno giustamente me lo stava già chiedendo? Allora, nella live di oggi vedremo come si fa un fiore, in particolare una rosa, con la carta crespa. Non so se voi avete mai lavorato, mai usato la carta crespa, è molto bella.
si lavora molto facilmente e si possono realizzare dei lavoretti veramente veramente carini. Io la uso spesso per fare delle attività ed è molto molto divertente, vengono delle cose super carine. Quindi oggi faremo insieme appunto una rosa con la carta crespa. Dopo vi spiegherò tutto il materiale che serve, quindi mi raccomando, rimanete sintonizzati. Allora, intanto andiamo subito con i saluti. Allora, chi salutiamo oggi? Partiamo da Francesco, Francesco, Nicolò, Agata, Shan, poi saluto Antonella, Mattia, Francesco Ross che è collegato qui con noi, poi saluto Aurora, Domenica, Celeste, Daniela, Alice, Ginevra e Milly, un bacione grande. Poi, dov'è Elisa, mi chiedono? Elisa è a scuola, questo è l'orario che Elisa è sempre sempre a scuola, quindi Elisa di solito torna a casa non prima delle 4:30, 5, quindi ecco, adesso lei è a scuola. Allora, poi saluto Francesca e Giuseppe, saluto Elisabetta, saluto Pierluigi, Simone, Vanessa, Carmela, Flavio, Lucia, Dania, Giulia, Serena, Katia e Daniel e anche Alessia. Ok, direi che ho salutato tutti, se ho scordato qualcuno scrivetemelo nei commenti. E, quindi cosa faremo oggi? Come vi dicevo, oggi faremo insieme un bellissimo fiore con la carta crespa. Quindi i materiali che servono per fare questa attività, se la vorrete fare magari nei prossimi giorni, ecco il materiale che vi serve. Un bastoncino di quelli che si usano per fare gli spiedini, eccolo qua, spiedino, bastoncino. Poi carta crespa colorata, si vendono proprio i rotoli interi, adesso non c'ho qua il rotolo intero, ma si vendono i rotoli. Io ho tagliato una striscia lunga come questa, ok? Io ho preso il fucsia perché la nostra rosa sarà di questo colore e anche della carta crespa di un altro colore per fare il bastoncino. Io avevo soltanto questo giallino chiaro e l'ideale sarebbe il verde per fare il, appunto, lo stelo del nostro fiore, ma se non l'avete va bene anche un altro colore, qualcuno l'ha fatto anche di blu se vi piace il blu, quindi quello che preferite. Ah, tu Shan stai facendo i compiti, brava, bravissima. Bene, quindi questo è il materiale, poi le forbici ovviamente e anche la pistola per la colla a caldo che andrebbe utilizzata in presenza di un adulto, quindi mi raccomando, se fate questo lavoretto fatevi aiutare da un adulto, almeno per la parte riguardante la colla, ma potete usare poi anche eventualmente della colla vinavil, colla liquida, dovrebbe tenere lo stesso. Quindi ora sposto la webcam e vi faccio subito vedere come svolgeremo l'attività di oggi, quindi occhi aperti perché poi lo potrete replicare anche voi a casa per conto vostro una volta recuperati tutti i materiali. Quindi adesso sposto la webcam, eccola qua, ecco fatto, se sentite questi rumori è la sedia che cingola. Ecco, adesso aspettate che si vede anche, allora un attimo, che a noi ci interessa inquadrare il nostro materiale di lavoro, eccolo qua. Allora, come prima cosa per fare questa attività prendiamo la prima striscia di carta crespa, io ne ho ritagliate due. Ciao Agata, sì, non ti preoccupare, ti saluto, certo, non preoccuparti. Ciao Clara, ciao anche a te, un bacione, ben collegata, grazie che ci segui. Oggi facciamo un fiore di carta crespa, quindi uniamo i bordi, quindi pieghiamo a metà la nostra striscia di carta crespa in questo modo. Sappiate che è la prima volta che lo faccio con voi, quindi se qualcosa non viene sappiate che era un esperimento anche per me, speriamo che venga bene al primo tentativo. Allora, così forse viene un po' strettino. Ok, quindi dopo che l'avete piegato andiamo a ritagliare, non so se si vede, la parte superiore. Dobbiamo fare una specie di archetto perché dovremmo dargli la forma del nostro petalo. Vedete, in questo modo qua. Adesso ve lo faccio vedere più da vicino. Ecco qua, vedete? Questa sarà la forma dei nostri petali per fare le nostre rose. Poi la andiamo a srotolare
eccolo qua, vedete, questo lo togliamo, questo anche, e poi cosa andiamo a fare? Adesso andiamo a lavorare i singoli petali. Come facciamo? Con la forbice intanto andiamo a tirare un po' i due angolini della del nostro petalo. Vedete, deve prendere proprio la forma come quella di un petalo di rosa. Quindi, perché qua mi è venuto più stretto? Ok, così. Quindi, andiamo a tirare i petali che devono prendere appunto la forma proprio di quelli di una rosa. È un lavoretto che richiede un po' di pazienza, però il risultato finale vi assicuro che è molto carino. Aspettate che taglio i punti dove non era venuto. Allora, ecco qua. Quindi, continuiamo con i nostri petali. La carta crespa si lavora molto bene perché è una carta modellabile. Quindi voi potete, con le forbici, lavorarla, ma anche con le mani, non solo con le forbici. Quindi potete dare la forma dei petali utilizzando questo trucchetto che sto usando io, questo metodo. Ecco qua, così, i nostri petali della nostra rosa stanno prendendo forma, abbiamo quasi finito, e dopo andremo ad incollarli al nostro bastoncino. Ecco fatto. Facciamo un ultimo passaggio, che è questo. Nella parte interna andiamo a creare un po' questo movimento. Vedete come deve diventare? Così. Deve sembrare esattamente il petalo di un fiore, di una rosa. Quindi dovete aprirlo. Il movimento è quello di tirare verso l'esterno il fiore. Grazie Francesco, grazie. Sono contenta che la live vi piaccia. Poi ogni tanto potete provare anche voi questi lavoretti a casa. Sono molto divertenti, vi garantisco. Ecco fatto, guardate. Abbiamo fatto i petali del nostro fiore. Adesso cosa dobbiamo fare? Andiamo a prendere il nostro bastoncino, ci mettiamo sopra un po' di colla a caldo, quindi proprio qui, io l'avevo già attaccata, quindi è pronta per essere utilizzata. Partiamo da qua e andiamo a arrotolarla sopra, così, vedete? Aspettate che vi faccio vedere più da vicino. Vedete, questo è il procedimento. Andiamo piano piano, lentamente, ad arrotolare il nostro fiore. Mi raccomando, fatelo piano perché deve venire bene la nostra rosa. Aspettate che va lasciata un po' più aperta, la stavo chiudendo troppo. Ecco qua, poi ogni tanto ci andiamo a mettere un po' di colla per fissarlo. Ecco qua, incolliamo. Attenzione bambini, perché la colla a caldo, come dice il nome, è calda. Quindi attenzione a non scottarsi, a non bruciarsi le dita. Adesso vi faccio vedere quello che sta venendo fuori. Vedete? Vedete che sta venendo il bocciolo della nostra rosa? Ecco qua. Ecco qua, adesso tra un po' tagliamo, arrivati a questo punto, facciamo un attimo un taglietto qui, incolliamo, ecco
Ecco fatto. E chiudiamo il primo. Oh, questa volta mi sono bruciata io. E chiudiamo il primo giro di rosa del nostro fiore. Poi prendiamo l'altro pezzetto e continuiamo ad incollare. Quindi qua sotto ci mettiamo un altro po' di colla e proseguiamo il giro. Aspettate, facciamo da qua. Così. E cerchiamo ovviamente in questo caso di tenere il fiore un po' più aperto in questo modo. Come vi dicevo, è la prima volta che lo faccio, quindi se il risultato non è eccezionale sappiate che è un esperimento anche per me, quindi c'è sempre possibilità di miglioramento. Come in tutte le cose, ovviamente, si può sempre migliorare. Allora, ecco qua. Stiamo andando avanti, il nostro fiore. Dopo, poi, arrivati alla fine, andiamo ad aprire anche i petali, perché ovviamente la rosa deve avere... Aspettate che ci mettiamo un altro po' di colla. La rosa deve avere i petali un po' aperti. Allora, eccoci qua. Ci siamo quasi. Allora, volendo poi se ne possono aggiungere degli altri di petali. Io l'ho fatto così. Vedete, è un po' chiusa la mia rosa in questo caso. Questo bocciolo della mia rosa, ma si possono un po' aprire volendo. Io poi avevo ritagliato un'altra striscia di carta crespa, si potrebbe andare ad aggiungere degli altri petali. Aspettate che la fissiamo meglio. Ecco qua, vedete, questa è la nostra rosellina. Io quasi quasi aggiungerei un altro po', non tanto, ma un'altra strisciolina, tanto la facciamo velocemente, così, così e così. Stavolta lo lasciamo un po' più largo, facciamo dei petali, aiuto, mi sto incollando dappertutto, facciamo i petali un po' più larghi questa volta. Non so se l'ho tagliata benissimo. Ok, forse l'ho tagliata troppo. Allora, facciamo sempre i nostri petali. Ecco qua. Ecco fatto, l'ultimo lo tagliamo, apriamo sempre la nostra carta, così, vedete, devono diventare belli larghi questi petali, e una volta che li abbiamo aperti andiamo ad aggiungerli qua sotto, che deve diventare una bella rosa grande, quindi ci mettiamo un altro po' di colla qua sopra. E andiamo ad incollare. No. Aio. Mi stava cadendo la colla. Anzi, è caduta la colla. Ecco fatto. Così, vedete? Più strati aggiungiamo, più la rosa ovviamente diventerà grande. Aggiungo un altro po' di colla. Abbiamo quasi finito, eh?
questa parte qua sulla rosa è quasi terminata. Ecco fatto, è venuta una rosa gigante. Ok, e voilà, abbiamo finito la rosa. Oggi con la colla caldo mi sto bruciacchiando. Ecco fatto. Devo lasciarla un po' più aperta. Ecco qua. Bene, la nostra rosellina è terminata. A questo punto dobbiamo fare gli ultimi due passaggi. Allora, per prima cosa andiamo a mettere queste punte che dovranno stare intorno alla nostra rosa. Quindi così si vanno ad aprire, vedete? Questa è la parte sotto che adesso andiamo ad incollare, fatta sempre con la carta crespa. Mettiamo un po' di colla. Che ne aggiungo ancora. Ecco fatto. Allora, queste punte dovrebbero stare un po' più verso l'alto, poi ovviamente gli date la forma con le mani perché tanto si maneggia. Ecco qua, vedete? Questa è la parte della parte alta del fiore e poi andiamo a ricoprire anche il bastoncino con la colla con la carta crespa. Quindi mettiamo un po' di colla a caldo sempre qua per far aderire. E la andiamo ad arrotolare intorno per tutto il bastoncino, in questo modo qua. Vedete? Così. Piano piano, con un po' di pazienza. Ciao Anna Maria, non avevo visto che c'eri anche tu. Ciao, ben arrivata. Mi fa piacere che ci sei anche tu. Spero che avrai seguito una parte della live dove abbiamo realizzato questa rosa con la carta crespa. Ecco qua, abbiamo finito. Adesso andiamo a mettere un po' di colla qui nella parte in fondo. Andiamo ad unire l'ultimo pezzetto. Ecco qua. Ultima bruciatura di mani e voilà, ecco fatto il nostro fiore. Adesso non riesco a inquadrarvelo tutto, eccolo qui, questa è la nostra rosellina. Come vi dicevo, il gambo si può fare di tanti altri colori, io avevo soltanto questo colore giallino, ma se l'avete verde è sicuramente ancora meglio. Adesso giro la webcam così vi saluto di persona, vi rifaccio vedere il fiore un po' meglio. Come vi dicevo, era la prima volta che lo facevo, quindi sicuramente può venire anche molto meglio. Questa è la nostra rosa, eccola qua. Spero che vi piaccia, spero che la troviate carina. E se volete provare anche voi, non è difficile, basta solo prenderci un po' la mano. E i petali, ovviamente, anche se io li ho fatti un po' stretti, si possono ovviamente allargare. Anzi, aspettate che provo. Adesso che si è un po', ecco, vedete che si può tranquillamente allargare la nostra rosa, perché essendo fatta con la carta crespa i petali si modellano con le mani, quindi anche se era venuta un po' stretta, no problem,
si può aggiustare fortunatamente. Eccola qua. E se ne fate più di una, può diventare un bel mazzetto di fiori anche da regalare. Magari qualcuno di voi ha la fidanzatina e gli regala i fiori fatti con la carta crespa fatti a mano. Gli dice: guarda, te l'ho fatto io. È sempre un bel regalo. Ecco qua. Bene, quindi questa è la nostra rosa, questo è il nostro fiore. Spero che vi piaccia. Ciao Sonia, devi essere nuova. Ciao, un bacione grande. Quindi grazie Francesco, sono contento che il fiore ti piaccia. Allora, provate anche voi, è divertente ed è abbastanza semplice, basta solo prenderci un po' la mano. Io intanto vi saluto, vi do appuntamento alla prossima live che sarà sempre giovedì prossimo alle ore 14:30 qui su RaTV e vi do appuntamento alla settimana, sabato, martedì e mercoledì con i video che verranno caricati sul canale UrraTV. Quindi vi mando un bacione grande, grazie a tutti per essere stati collegati, ci vediamo alla prossima live, giovedì prossimo 14:30. Ciao a tutti e buona settimana!